Gli è approdato oggi in Consiglio Comunale a Pescara il progetto di fattibilità del Parco Nord, un'opera, dice il sindaco Masci, attesa da 40 anni. Il Parco Nord diventerebbe il secondo della città al confine con Montesilvano. Quella di oggi è la giornata decisiva dopo varie polemiche, almeno così dicono più fonti, con l'approvazione delle due delibere del progetto di fattibilità. Oggi il Consiglio Comunale approva lo studio di fattibilità e la procedura di esproprio. Nei prossimi giorni la Giunta approverà il progetto esecutivo e farà la gara per aggiudicare alla ditta che farà l'offerta migliore la realizzazione del parco. Realisticamente nel 2025 il parco sarà realizzato. 43.000 metri quadrati, il secondo parco della città dopo il parco d'Avalos, con la pineta davanti, con la pinetina della spiaggia davanti, con la spiaggia, con il mare bandiera blu, tutta un'area di rispetto ambientale a fianco alle Naiadi, tant'è che quel parco sarà un parco sportivo con sport alternativi, lo skate park, l'arrampicata, un giardino sensoriale, aree per fare footing. Un'area che certamente i pescaresi apprezzeranno molto. Il Consiglio Comunale di oggi è iniziato con la pregiudiziale del Movimento 5 Stelle, che però è stata bocciata. Di seguito gli emendamenti dei contrari al progetto presentato non al parco in quanto tale, ma per alcune divergenze, come l'eccessivo, dicono dalle opposizioni, utilizzo di cemento, e c'è chi solleva altre questioni, Domenico Pettinari e Movimento Politico Pettinari per l'Abruzzo. Che la normativa prevede che delle due delibere, una l'approvazione del progetto di fattibilità, la seconda che dispone l'efficacia, la seconda delibera deve essere approvata entro nei 90 giorni dall'approvazione della prima delibera. Non possono essere approvate tutte nello stesso tempo. Quindi noi chiediamo di rispettare la legge e, rispettando la legge, la seconda delibera deve essere ritirata e riproposta tra 90 giorni. Ci rendiamo anche conto che facendo così si sconfina oltre i termini del finanziamento, si andrebbe a prendere il finanziamento, ma la colpa non è nostra, loro sono la maggioranza. Loro governano, dovrebbero saper fare i compiti a casa. Per il PD interviene il consigliere Piero Giampietro. Il PD è favorevolissimo al parco perché è una proposta che nasce proprio dalla sinistra negli anni 2000, quando si oppose alla cementificazione che allora la Giunta Parco, sempre di centrodestra, voleva fare su quell'area. Quindi il parco noi lo vogliamo assolutamente. Chiediamo una consultazione pubblica per decidere insieme quale possa essere la destinazione, perché purtroppo si è perso tanto tempo con questa amministrazione, perché per 3 anni si potevano fare tutte queste cose che non sono state fatte. Oggi scade il vincolo del 31 dicembre per gli espropri, noi vogliamo cogliere l'occasione degli espropri al 31 dicembre, ma chiediamo quindi che insieme si decida cosa fare. Ad esempio, questo skate park, così come è stato progettato, è troppo ingombrante. Chiediamo che sia ridotta la dimensione di questo skate park, o meglio, toglierlo.